racconta se stessa, è esasperata, sembra entrata in un'altra dimensione, sembra, non so se avete visto per esempio Sky, tutti questi canali, questi programmi che fanno, no? Tipo io e i miei parassiti, che avete visto, mordimi, c'è gente che sono morto a morte da delle zecche, ecco io ora mi faccio mordere, e non so, c'è questo programma qua, e fanno cose strane, no, cioè tipo, ci sono, non so se avete visto, che mettono i radiotrasmittenti a questi poveri animali, vanno dall'albatros a mettergli un anello, e si accorgono che l'albatros ha già 40 anelli, e l'albatros fa, non se lo faccio, no, così c'è, e fanno questi programmi ansiogeni, no? Ma l'altra volta ne vedevo uno, c'era, esistono gli UFO, sono già tra di noi, sono atterrati. La signora Josephine Thompson sostiene di sì, tutto ve lo giuro sulla madre, siamo entrati nella sua cucina. Entra questo guarda la cucina e dice, questi cazzo sono mancati. Ma la cosa è history, cioè una roba proprio che è pompata, come un paio di sole ceneri. Da dove li ha visti gli UFO, signora? Il quadro Rottinello. Credetemi. Stacco, c'è un signore con un panzone così, con la maglietta qua, che gli si vede la pancia, e dice, io sto dove gli UFO. E cioè, che credibilità, no? Anche ragazzi, io ho visto una roba incredibile, ho visto un documentario. Sai, queste voci che fanno, non faceva così. Che cosa accadrebbe alla Terra se non ci fosse la Luna? Senti questa? Ogni anno la Terra si allontana dalla sua orbita terrestre di 1,5 millimetri. Fra 4 miliardi di anni la Luna non ci sarà più. Ma che cosa accadrebbe se non ci fosse più? L'asse terrestre inizierebbe a vorticare rosicosamombrincani. Scusate. Comincerebbe ad oscillare vorticosamente, ci sarebbero maremoti, terremoti, tsunami, inondazioni. La vita così come la conosciamo sulla Terra scomparirebbe. Si notano già gli effetti. Abbiamo chiesto al pescatore di granchi, The Main John McNamara. Gente, salve, io mi chiamo John McNamara. È Cristo. Io pesco granchi qui da 50 anni. Beh, glielo posso dire. Sta accadendo qualcosa di strano. Io non so se è la Luna, ma... accidenti. Questa è mia moglie Daisy. Vede, a maggio mia moglie Daisy era incinta. Va di corsa fuori in veranda. Guarda in alto e chiama, oh John, John, ti prego, vieni. E io sono arrivato e... oh Cristo, ho visto qualcosa che... Che cosa è, John? Te ne accorgi anche tu? Sembrava che la Luna si fosse allontanata di 1,5 millimetri. Si sta allontanando. Vieni qui, Daisy, stai tranquillo. Abbiamo dovuto interrompere l'intervista di John McNamara perché ha iniziato a singhiozzare. Dopo 2 ore si è calmato e ha continuato l'intervista. Bene, mia moglie
quel dannato giorno di maggio era incinta. Quando abbiamo visto la luna, io non so se è perché si è allontanata da un millimetro e mezzo, ma mia moglie ha partorito un delfino. Beh, io non intendo, pesco i grandi. Io li uso un po' come cavi, queste cose le improvviso, perché poi in autunno devo ritornare di nuovo con il mio programma, allora devo inventarmi delle cose nuove, no? La faccio questa del delfino? Sì. No, non piace, la signora non piace. No, allora non la faccio. Sono tre ore che fanno, no, la faccio. La vita è complicata. Ok. Allora, vabbè, invece c'è Voyager, e c'è Giacomo che fa queste domande, anche lui fa i misteri, queste trasmissioni UFO, fantasmi, no? Misteri, lui fa queste domande tipo attira più il triangolo delle Bermuda o quello di Belen, sai? Queste... E allora io Voyager ho fatto diventare anche questo genere. Puoi darmi un effetto luci per cortesia, Stefano, per Kessinger? Ci abbiamo una sigla per favore? Buonasera e benvenuti a Kessinger, il programma che dà del tuo alla scienza, del lei alla divulgazione. Quando incontrano la forse puzza tempo neanche la saluta. Un programma che viene fatto all'ombra per non incappare in energumeni che ci possono far del male. In questa puntata misteri della storia risolta alla carbona senza verificare alcunché come viene viene. Misteri dei metalli. È vero che fondendo tiziano ferro con francarame si ottiene Piero Ottone? Kessinger. Misteri. Donna Summer in autunno perdeva le foglie? Tra le teste dell'isola di Pasqua a capire qual è la più di cazzo. Kessinger. Scienza, tecnologia, ma soprattutto tanta, tanta, tanta approssimazione. Partiamo di Armageddon. Armageddon è la fine del mondo? Ma il primo tempo niente di che. Il buco nell'ozono ha la menta intorno? Tra fede, speranza e carità le zoccole ad arcore, chi le portava? Mistero dei nuraghi, da dove minchia si entra? E infine tutte le domande da porci, da cani e porci. È vero che per ogni gemello siamese che tromba c'è un guardone che lo spia? Kessinger. Programma che Ritaleri Montalcini ha definito un esempio di divulgazione scientifica, peccato fosse al quinto gin e tonic. Il punto su Harry Potter. Una vita a fare magia e ancora quegli occhiali di merda? Dopo i cerchi nel grano, quando quelli ai cinque cereali? Buonasera, Kessinger. Parleremo dello strano fenomeno del déjà vu. Questa sera a Kessinger parleremo del strano fenomeno del déjà vu. Questa sera scienza, tecnologia, approfondimento, tutte cose che qui a Kessinger non sappiamo minimamente come affrontare. Trovato l'anello di congiunzione tra l'uomo e la donna, è un anello da 6.000 euro. Calpestare un atomo di stronzio porta fortuna? Kessinger, l'uomo discende dalla scimmia per risalire dove? E ancora le grandi domande, nessuno.
vorrebbe neanche gratis, ma a me per fortuna mi pagano la grandissima. Misteri satanici. Ascoltando le canzoni di Gigi D'Alessio al contrario. Migliorano. Storico, Plinio il Vecchio, da giovane, si faceva chiamare Plinio il Vecchio da giovane? Chiedete a Caccia Germain, noi vi risponderemo, al cazzo di cane, ma vi risponderemo, se un fakire gay nel letto vuole un chiodo solo, è nato prima il vento i fagioli. E inoltre le minchiate storiche di Kessinger, le minchiate Gold, la teoria del caos, oddio dove adesso non la trovo più. Davvero la pizza margherita si chiama così in onore di una regina, la famosa regina pizza? Andremo insieme a Reykjavik dentro l'eruzione del vulcano e chiacchierate tutte. Andremo insieme a Reykjavik dentro l'eruzione e chiacchierate e andremo a Reykjavik insieme dentro l'eruzione e poi andremo a Catania a vedere l'Etna da vicino. Spero che non ci sono sveglio neanche di notte, poi però mi alzo, non trovo il bonifico Rai e me la torno alla grande. Come accidente è possibile che io sia